Thank you.
quarto punto. Over 5 da Milan Franca. Sorella dal servizio, potere di cantata partita 4-4. Nicola Nordia. Ricambio tutto questa stessa banda di tempo. Sergio De Agostini al servizio. Picchia forte da porto quando avendo un gol 5 pari quando tocca Marconi. Fabrizio Fugolotti in battuta. C'è il lavoro vincente, il lavoro vincente della Reggiano 40 Plus. Potrà fare nuovamente in battuta con Fabrizio Fugolotti, un vantaggio 7-6. Sempre Ferrari al servizio. Ed è vincente il Dario Santarini 8-7 e primo time out tecnico di questo primo set. Da Vittorio.
Davide Spietta di Rosso. Davide sa quelli 10-9 e sarà proprio lui ad andare in battuta. Abbiamo 40 plus, Davide Sanguini. Il muro, il numero 12. Per il 12 no, Davide Sanguini, ancora lui al servizio. Le squadre si ripartiranno.
nazionale over 50. Cambio dentro Stefano Barbieri per Nicola Mazzonelli, e un po' dentro anche Pier Giovanni Mastruzzi, Lolo Lisci. 17-12 si riparte per il servizio proprio del neo entrato Pier Giovanni Mastruzzi.
Ancora più la salvezza. Sono 22, abbiamo 40 plus. E rientra in campo. Entra in campo Lolo Lagnici. Entra in campo pure Nicola Mazzonelli, 22-17. Sentiamo l'applauso al pubblico. Yes! 22-17, 22-17. Nicola Mazzonelli. Sono 18. Giocatore della nazionale over 50. Carlo Giannito. E ancora punto per la nazionale over 50. La palla 19. Giancarlo Giannito. Guardo il mismo al 100% e va bene così.
Adriana Fabriziano, perché abbiamo con noi. Chiediamo cortesemente al possessore della Golf 1006 targata CH con Hotel 868 EX EX di spostare la propria automobile Golf 1006 CH 868 EX che costruisce la Croce Rossa, quindi è meglio insomma se andiamo a spostarla quanto prima. Abbiamo con noi, e chiederei un applauso per il presidente dell'Iron Club Virgilio, Lorenzo Fontanesi, al quale cederemo il microfono e parola per l'intervento. Buonasera a tutti, sono Lorenzo Fontanesi, io vi rubo due minuti, anzi due secondi. Volevo ringraziarvi a nome mio, della mia famiglia e del mio Iron Club Virgilio per essere qui stasera. E questo veramente ve lo voglio dire con il cuore, perché a me questa serata qua per me conta tantissimo, e quindi grazie di cuore a tutti per essere qua presenti. Dopo il ringraziamento a voi, due parole per tutte le persone che si sono adoperate perché questa serata stia riuscendo in questa maniera. In particolar modo ai ragazzi della nazionale che sono venuti e hanno risposto all'appello senza battere il ciglio. Quindi io un grosso applauso a loro, perché veramente sono venuti da tutta Italia e sono venuti qua apposta. E poi soprattutto anche ai ragazzi della Tatiana. Anche loro hanno risposto immediatamente all'appello con un grandissimo entusiasmo. Quindi anche a loro io vi chiedo un applauso. E poi voglio ringraziare il Comune, la Polisportiva e tutte le persone, già Andrea Marchesi a livello personale, perché senza di lui tutto questo spettacolo non ci sarebbe. E grazie ancora e buon divertimento. Grazie Lorenzo, io mi sento di ringraziare te e il pubblico, perché lo spettacolo non manca questa sera qui al Palacerese. Avevo sbagliato volume, ma chi è che mi ha messo questo mastino di cammino? Aspettavo in due secondi, senti cosa ti metto, senti come mi andiamo. Oh,
punto. Il Sergio De Agostini va ora al servizio 1-1. 1-1. Perché abbiamo la classe che palla out, palla che è terminata out. E dunque al servizio con il numero 6, con l'avviato, perché abbiamo 40 plus, un po' di nuovo, plus plus. Thank you.
Nazionale 50 Sergio Diego Stefano 70 anni.
diciamo c'è il manuale del volley che continua a sfogliarsi, tutti i colpi, il muro, la diagonale, rimane fuori, la spazzolata. 15-10. Combinazione che porta al punto.
Comandamento, ora in battuta. 20-11, 20-11. Mettendo i due davanti. Attenzione, 1-50. Stratifica il vantaggio, che siamo da 50. Cavolo da mezzo. Vincente, vincente. Stiamo al posto 4. Adesso ragazzi, il numero 12. Abbiamo fatto plus. Il doppio cambio porterà al servizio per Giovanni Mastruzzi, che entra con Stefano Barbieri. Il punto. Stefano Barbieri, sono 13. Pier Giovanni Mastruzzi. Sergio De Agostini per Giulio Benedetti, 24-13, palla 7, Massimo Raffaldi. Diventerà decisivo il terzo set, sempre ricordiamo al 25. Gianci fa più Milano. Senti che base che ti ho messo, che andremo a presentare in sfilata i giovani della polisportiva Virgilio, per i quali chiederei un grandissimo applauso da parte del pubblico, e mentre si preparano a sfidare mi avrei chiamato per loro, sono gli atleti dell'anno 13 e dell'anno 14 e dell'anno 16, la polisportiva Virgilio, e entrambe le squadre hanno conquistato l'accesso alle fasi regionali. Allora io andrò ora a leggervi i nomi degli atleti. Non mi sono preparato, quindi magari sbaglio qualche accento, non me ne voglia nessuno. Allora, Gesuè Abbis, Riccardo Allari, Luca Volfante, Diego Borgonovi, Antonio Bruno, Matteo Carrara,
Sarto, Luca Stavoni e Luca Troviano. Loro erano gli atleti dell'Under 13 e dell'Under 14. Andiamo ora con i giovani atleti dell'Under 16. Allora abbiamo Manu Berner, Filippo Mantovani, Andrea Cosenza, Diego Cristale, Nicolò Sabatini, Diego Guberti, Federico Fronti, Francesco Camponi, Francesco Lotito, Alex Romani, Gianluca Lodisci, Gianluca Zaccavigna, Alessandro Pallino, Riccardo Di Lorenzo, Michele Bossini, Raffaele Lodisci e Silvano Sabatini. Abbiamo salutato anche primo e secondo allenatore e dirigente. C'è fatta, c'è il giro. Un elenco di giro telefonico in Cerenza. Molto bene. Passiamo a sinistra, Luca, al terzo, il decisivo sesto. Allora, partiamo un po' di atleti, va. Allora, si comunicano dalla direzione, dal CDA del Lion Club di Ciclo, appunto con il benestare, con il budget del Lion Club di Ciclo, c'è stata un'operazione di mercato, perciò ci informiamo di questa operazione di Fanta Volley, perché Gabriano Cavalca Plus, dopo un'estenuante trattativa durata la pausa tra il secondo e il terzo set, è riuscito ad acquistare come libero le prestazioni di Sergio De Agostini, che non passa alla Gabriano 40 Plus come libero. Incredibile, succede di tutto questa sera al calcio. Non so se vede Genji da posto 4, è un attaccante di peso. Aspetta, perché l'hai detto tu, eh? Ma non vedo, Giuseppe Ferrari, dov'è? Alzi una mano, Giuseppe Ferrari. Non c'è più. Eccolo là, guardami. Giuseppe, mi senti? Giuseppe? Cicciolo? Ma abbiamo detto chiamarti Cicciolo, ma posso? Ma è troppo. Ok, perché è detto ufficiale. Mi ha detto che Cicciolo Ferrari al pari di battuta a Cantacalli, quindi... Ci siamo, eh? Sfida! Sento un po' Maria De Pino. Attenzione, attenzione, comunicano anche che al termine della sfida ci sarà una lotteria con il biglietto d'ingresso con ricchi premi e con io. Basterà utilizzare il biglietto d'ingresso, quindi riprendendolo dalle tasche. Vediamo che premi abbiamo, gente. Siamo delle anticipazioni. Magliette della Gabriano Plus, usate. Esatto, solo usate. Poi, magliette della nazionale italiana, quindi credo potete rimanere con noi. C'è ancora il risotto? Il risotto ce l'abbiamo ancora, c'è ancora il risotto. Come avete fatto questo risotto? Un pillo di risotto fuori, un pallone autografato e un telefonino, quindi direi se avete buttato il punto ingresso sono si vostri. Si vostri. E per lo spettacolo chi odio su premete il gol hanno avviato 1-0. Thank you.
iniziale del 50, non riesce con il soffio, 3-0. Dopodiché abbiamo 40 plus. Globo lo dice. Sarà la loro luce al servizio. Thank you.
Salanza numero 50 che ha fatto un cambio dentro con numero 7 Roberto Ferrato per Gianfranco. Sono 4 le punte nazionali da 50. Massimo Raffaldi. Palla out. 10-4. Nicola Mazzonelli. Nicola Mazzonelli con il suo servizio al saldo 11-4. Delle specialità di casa Mazzonelli, il servizio al salto 13-4. Ciao Nicola, come stai? Molto bene. Sono sudatissimo. 13-4. Ancora un applauso del pubblico, non ci fermiamo. Paolo Cerese 13-4. Per Nicola non prenderla, ma ci conosciamo di non fastidio. Poi sposto la cassa verso il telecamera perché apprezzerà. Dentro, il gol di Brera,
Massimo Raffaldi. Siamo 14-7 in favore di Gabbiano 40 plus. Thank you.
Fabrizio Fugo, quindi c'è sempre il capito. La recuperare per loro quando entra in campo di Italiano 40 plus. Fabrizio Fabrizio per Fabrizio Fugolo. Attenzione 31 molto bene. Ciao 13. Attenzione, 19-13. Nicola Norriato. Sono 14. Attenzione, dobbiamo andare in battuta in questo accertamento. La formazione in campo. Ok. Si riparte. Nicola Dutre. E ancora il punto di Davide Salmani. 20-14 e prendiamo Lolo Lisci e a servizio ci va Nicola Mazzonelli. E fa tutto noi signori, fa tutto lui Davide Sandalini. 21-14 e c'è il time out richiesto dalla nazionale over 50. Thank you.
per appunto Damiano 40 plus. Che difesa di Sergio Diagostini sulla linea con Luca Valentina. Quota 15, avanziamo per 50, abbiamo 40 plus che la farà un cambio dentro, per il numero 15, Pietro Giovanni Mastruzzi, per Nicola Mazzolelli. Un applauso
per la platea della fortuna, come si chiama in questi casi. Allora fermi tutti perché attenzione, proprio c'è una roba così. Ok, allora telefonino partiamo con il telefonino. Ma fermi, l'ultimo sarà il telefonino. Abbiamo una base regia, sì. Allora questa è una sagra proprio, non so se... la chitarina in peso mio, abbiamo un peluche per 079. 079 vince un peluche, molto bene. Vediamo il vincitore o vincitrice. Ancora un peluche per il numero 267. Altro peluche per il numero 159. Ma quanti peluche abbiamo? Altro peluche per il numero di me. Aspetta, mi chiedo a questo signore col microfono. Se può prendere una palla, vedi che no, mi piace, ma forse vuole giocare. Allora, 259 per il peluche. Molto bene, cosa abbiamo adesso? Fermi! Stop alle telefonate, abbiamo una vincitrice che ha vinto un peluche. Lei si chiama Ketty. Molto bene, un applauso per la nostra Ketty. Molto bene, brava Ketty. Bene, andiamo avanti. Allora, biglietto numero 190 che vince un Apollo della Federazione. Molto bene, 190, complimenti. Allora abbiamo il numero 145 che va a vincere un altro Apollo, questa volta del Tony. Molto bene. Tu, attenzione, come ti chiami? Francesco. Francesco è il numero? 20. Attenzione, non l'abbiamo ancora estratto, facciamo come Mara Venier, non vale questa protezione, tanto la sicuro, vediamo. Ce l'abbiamo il 20. Ma quando mai abbiamo il 20? Attenzione il 20, no, fermo, un attimo che c'è un momento. Ah, perché ti sei presentato con il 20? Ricordami il tuo nome. Francesco, perché ti sei presentato con il 20? Chi è questo signore che ti ha dato questa informazione mendace? Adesso portami qui questo signore, chi è che ti ha detto? Che avevi vinto. Ce l'abbiamo, attenzione, eccolo qui. Molto bene, peluche, complimenti Francesco, comunque portaci qui quel signore, perché non si sa. Vabbè, bravo. Ti spermi? Oh, vieni, come ti chiami tu? Valentina? Attenzione, si conoscono però, eh? Aia, Giordano, si conoscono. Non si sa. Va bene, avanti. 044, quindi chiamiamo da fuori, Vicenza, no, 044, va bene, cosa ha vinto? Certo, un'altra polo dei cori, te fermi, tu, vieni qui, cosa è un biglietto vincente? 044,